Comanello di Staretti, il premio internazionale Liberamente, edizione 2019. Comanello, sono stati consegnati i premi Liberamente 2019. La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. Vediamo il servizio. Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Scoppa di Confedilizia Calabria, si arriva quest'anno ad un importante traguardo, undicesima edizione del Premio Internazionale Liberamente, si arriva con grande piacere anche alla Rotonda di Copanello e da qui che parte anche una nuova sinergia con l'amministrazione comunale, grandi personalità anche per questa edizione. Sì, sicuramente. Innanzitutto io amo chiamarla decima prima, proprio per voler significare che inizia il secondo decennio. E inizio in una location prestigiosa come la Rotonda di Copanello. E siamo molto contenti perché abbiamo realizzato un partenariato veramente valido sia con il Comune di Staletti che con la Confedilizia che con la Banca di Credito Cooperativo di Monte Paone. Sarà una serata ricca di emozioni, ricca di prestigiosi interventi con i premiati, i Gangemi, e Giap Parini e il presidente della FIAIP Giovan Battista Baccarini. Poi è da ringraziare doverosamente il presidente della Confedilizia Nazionale che anche quest'anno è presente qui con noi. Il premio ha una finalità sia educativa con riferimento alle figure dei premiati sia di sensibilizzazione verso il tema della libertà che è la precondizione per il raggiungimento di qualsiasi ulteriore meta. Speriamo di divertirci tutti. Anche quest'anno il presidente di Confedilizia Nazionale, Giorgio Spaziani Testa, è presente a questa iniziativa. Ormai si cammina insieme e anche Confedilizia Calabria sta dando un suo contributo, anche se vogliamo, al dibattito quotidiano. Intanto ne approfittiamo per chiedere un po' quali sono le novità da un punto di vista immobiliare che ovviamente riguardano anche il nostro territorio. Intanto Confedilizia Catanzaro Calabria dà un grande contributo al dibattito con queste iniziative culturali e di ampio respiro che sono veramente importantissime. Novità ne abbiamo poche, nel senso che avremmo dovuto averne e dovremo averne, certamente per esempio con la legge di bilancio, ma siamo al buio come tanti cittadini, tante associazioni di categoria e tanti anche politici perché siamo in una situazione di incertezza, quindi qualche programma che era stato fatto non sappiamo se verrà rispettato perché naturalmente cambiano le teste e le forze politiche. Però speriamo che ci possano essere per noi delle risposte come ad esempio la conferma di alcune misure che avevamo chiesto come quella che definiamo la flat tax sugli affitti, la cedolare secca per gli affitti commerciali che è stata introdotta l'altro anno ed altre misure di rilancio di un settore che ha bisogno di essere rilanciato, quello dell'immobiliare. Gian Battista Baccarini, il presidente della FIAIP, della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, che quest'anno riceve questo riconoscimento da parte della Confedilizia nazionale ma anche regionale e di tutte le altre realtà associative che organizzano questo premio. Un modo che vuole anche essere una grazie per il lavoro svolto, un riconoscimento per il lavoro e per l'impegno svolto dal 2017 fino ad oggi, una cosa che gratifica senz'altro. Sì, gratifica tantissimo, inaspettato devo dire, ma mi fa tantissimo piacere, è frutto anche di una forte sinergia collaborativa che c'è tra la nostra federazione, che rappresenta appunto l'intermediazione immobiliare in Italia, assieme alla proprietà immobiliare, a Confedilizia in particolare, stiamo portando avanti tantissime iniziative a tutela del settore immobiliare, in particolare a tutela dell'economia italiana, perché se il settore immobiliare funziona bene, dato che rappresenta il 20% del PIL, sicuramente ne ha beneficio l'intera comunità e l'economia in generale. In questo preciso momento storico, un momento un po' di incertezze da un punto di vista politico se vogliamo, ma qual è lo stato di salute del settore immobiliare?
Ma il settore immobiliare è già il quinto anno consecutivo che registra un aumento del numero delle compravendite, però nello stesso tempo è l'ottavo anno consecutivo che c'è un calo dei valori di mercato. Questo purtroppo denota che c'è una mancata attrattività del patrimonio immobiliare, perlomeno per una sua fetta importante. Questo secondo noi è dettato da una fiscalità eccessivamente esosa e soprattutto complessa e confusa. Quindi noi riteniamo che sia necessario uno shock fiscale, una riforma fiscale, quindi un piano nazionale che prevede una riduzione effettiva e una riordino della fiscalità, appunto, che consente all'investitore sia italiano che straniero di comprare in Italia e poi di mettere a rendita attraverso i canali, anche attraverso le strutture intermediarie. Sindaco Mercurio, una sinergia, quella con la Fondazione Scoppa, con la Confedilizia Catanzaro e Calabria, che inizia a dare i suoi frutti anche attraverso queste iniziative, una fra tutte appunto il Premio Internazionale Liberamente, ma ci sono stati anche una serie di appuntamenti culturali estivi inseriti poi nel vostro cartellone, a conferma insomma dell'importanza del lavoro di squadra e della rete che si allarga. Sì, lo dici tu benissimo. Allora, questa sinergia con la Fondazione Scoppa, ma con Sandro in particolare, con Sandro ci lega un rapporto di amicizia trentennale. Sandro è una risorsa che noi abbiamo voluto utilizzare, anche perché calzava bene in quello che era il cartello nostro stalettese delle manifestazioni estive. Abbiamo avuto questa rassegna Libera Estate con tutti questi autori bravissimi, poi la scelta di quest'anno che è caduta sugli autori calabresi è stata proprio una chicca, cioè abbiamo avuto modo di ascoltare queste persone, i libri che hanno fatto e che ci fanno riflettere sulle varie problematiche, anche perché alcuni libri trattavano della Calabria, dei problemi della Calabria. Siamo qui a Copanello, chiaramente questa manifestazione si inserisce anche in quella che è la nostra politica di valorizzazione di questi posti. In questi ultimi giorni abbiamo ricevuto molti attestati di stima da parte di tanti cittadini residenti, anche non residenti, anche turisti che frequentano questi posti, sono molto contenti perché per la prima volta un'amministrazione guarda questi posti bellissimi con un occhio diverso rispetto al passato, perché io non vuole essere una critica la mia, ma i miei predecessori hanno visto questo territorio marino come un problema e quindi non vedevano l'ora che arrivasse la fine dell'estate per chiudere, come dire, con questi territori. Anche lo scrittore Mimmo Gangemi è tra i premiati di questa 11ª edizione del Premio Internazionale Liberamente, un riconoscimento alla grande sensibilità che attraverso i suoi scritti ha sempre dimostrato, la sua grande attenzione anche verso questo territorio. Un premio tra tanti, è sempre un'emozione ricevere un premio. È sempre un'emozione, è una cosa che fa particolarmente piacere, specialmente quando capita nella propria terra, perché di solito non si è profeti in patria. Sono particolarmente soddisfatto, sono felicissimo di esserci, che abbiano pensato a me. Il suo nome è senz'altro un riferimento per molti, soprattutto per molti giovani scrittori. Qual è dal suo punto di vista il consiglio, il suggerimento che si sente di dare a chi ha tanto da esprimere e vorrebbe insomma raggiungere anche un pubblico più vasto, raccontarsi e raccontare a un pubblico più vasto quelle che sono le proprie emozioni? Io vedo un effettivo e potente risveglio letterario in Calabria dopo un silenzio che è durato decenni, mi fa particolarmente piacere, però vedo anche una eccessiva frenesia dei giovani, anche quelli molto talentuosi, che hanno troppo fretta di arrivare al successo a tutti i costi. Credo che alla distanza questo possa danneggiarli troppo. Io mi permetto di consigliare a questi ragazzi, giovani, talentuosi che amano, che hanno questa passione, di fare tanta gavetta, di non avere frenesia di arrivare a tutti i costi nel più breve tempo possibile. Io personalmente mi ricordo una gavetta lunga 15 anni e in 15 anni ho fatto solo 3 presentazioni dei miei libri e ho atteso il momento giusto mentre ho continuato a scrivere perché era una necessità del mio animo farlo. Questo mi sento di consigliare. L'impressione mia è che la fretta possa danneggiare anche la fantasia, perché bisogna scrivere le cose che si hanno dentro e che pretendono di essere raccontate, non forzarsi l'animo.